Abbiamo ospite in questo pomeriggio Ivo Bussacchini, segretario CGIL Piacenza. Benvenuto a Radio Sound e buon anno, visto che è la prima volta che ci sentiamo nel 2024. Grazie a lei, buon anno a tutti gli ascoltatori, grazie. Sicuramente un altro anno difficile che inizia in salita per le lavoratrici che hanno avuto un figlio. Anche gli ultimi dati dell'Ufficio Studi della Camera ricordano che il 20% delle dipendenti si dimette quando arriva un figlio, cioè conviene più economicamente stare a casa che lavorare. Sì, purtroppo questo è un fenomeno a noi sindacalmente noto da tempo, che con la passata pandemia si è incrementato. Diciamo che noi riceviamo lavoratrici che si dimettono per necessità spesso economiche, purtroppo va anche detto alcune volte in dimensioni di imprese piccole dove, come dire, la pretesa dei datori di lavoro diventa eccessiva rispetto alle reali possibilità di una donna che deve gestire lavoro e famiglia, diciamo così. Cosa serve per dare un'inversione, no, a questa tendenza? Allora, sicuramente occorrerebbero due cose basilari dal nostro punto di vista. La prima è un tema culturale del sistema dell'impresa, di vedere, come dire, la donna in una sfera di parità di diritti all'interno di una società dove, ahimè, come dire, la donna è sempre vista in modo secondario, soprattutto nei ragionamenti della maternità. Secondo, occorrerebbe una visione della politica, della società di insieme, con dei servizi alla famiglia che siano più aderenti alla necessità delle famiglie di oggi, che, diciamo, per sopravvivere o per vivere comunque occorre lavorare in due, spesso e volentieri. Quindi un sistema di welfare, come dire, più attento a questa dinamica. Sono vere difficoltà per le famiglie, perché poi il reddito di cittadinanza non esiste più, gli stipendi non sono altissimi e una persona sola che lavora porta chiaramente delle difficoltà. Sì, perché è un cane che si morde la coda, perché lei ha detto giustamente, c'è il tema dei salari, che soprattutto vede un differenziale di meno 27% mediamente a Piacenza, il nostro studio osservatorio di retribuzione del genere femminile, e purtroppo capita che pur lavorando si rischia di cadere nella povertà, se non si hanno due redditi, come dire, diventa complicato mandare avanti una famiglia, e quando si rinuncia al lavoro dal punto di vista di una maternità che è appena arrivata, è perché forse, come diceva lei, è più conveniente, anzi toglierei forse, è più conveniente stare a casa a curare il figlio che mettere insieme, diciamo così, i tempi di ritmo di vita e di lavoro con la retribuzione che non è sufficiente. Per quello che occorre un sistema di welfare, di politiche, diciamo così, dall'infanzia a salire alla scuola, che tengano conto, come, del lavoro. Poi il dato di fatto è che occorre alzare i salari. Ci sono molti contratti scaduti che non vengono rinnovati e questo è il primo problema, anche perché veniamo da due anni di inflazione che ha picchiato duro. Oggi sui giornali si parla di assegno di inclusione, che andrà quindi a sostituire il reddito di cittadinanza. Ultimamente però, nel passato da pochissimo 2023, del reddito di cittadinanza si è parlato soprattutto legato ai furbetti. Allora, io parto da un presupposto, cioè che questo governo, che è venuto in carica di destra, ha fatto dei provvedimenti che ha di fatto immaginato di cancellare la povertà. E non si fa così, non è questa la soluzione. Intanto occorre ragionare che, se è pur vero che nel reddito di cittadinanza ci sia stato qualche lavoratore furbetto e ne abbia approfittato, c'è stata una norma di legge che dava un diritto a un lavoratore, a una persona che era in cerca di lavoro, ad esercitare, come dire, un reddito. Poi qui purtroppo è fallita la politica in generale da un punto di vista delle politiche attive del lavoro, perché era lo Stato che doveva trovare lavoro. Io sono sempre stato convinto che non si trova lavoro per decreto, per legge, ma bisogna prevedere che l'economia si possa sviluppare e quindi aumentare i posti di lavoro. In secondo luogo, venendo alla sua domanda, l'assegno di inclusione è un elemento che interviene, come dire, con un concetto, ribadisco, sbagliato, pensando di eliminare la povertà. La povertà non la elimini per decreto, la povertà elimini agendo sui furbetti, agendo su dei sussidi a chi ne ha realmente diritto, ma trovando lavoro, dando opportunità di lavoro, perché c'è tanta gente che ha voglia di lavorare, ma il lavoro lo devi retribuire con dignità. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ospite di Radio Sound Piacenza 24, il segretario CGIL Piacenza, Ivo Bussacchini.